che non è facile classificare. Tu come classificheresti i romanzi di Salgari? Hai ragione, non è facile. Hai ragione, sicuramente. Lui è tornato a scrivere cose di questo genere. Ci sono altri esempi di romanzi scritti sulla base di ipotesi strane. Parleremo penso diversi, uno più è serio e l'altro un po' più divertente. Uno cazzeggia, si può dire. Esatto, sì, si può dire cazzeggia. E quindi penso che sia importante perché è un libro che incoraggia appunto a informarci. E come anche tu tratti nel libro, ci sta una parte che mi ha colpito molto in cui si dice che la storia è stata stuprata. Ed è vero, noi non ci informiamo della storia, questa è una cosa, ed è per questo che la storia è ciclica. Perché noi facciamo sempre lo stesso errore perché non ci informiamo di quelli che già abbiamo fatto. Fantastica degli ultimi 3 anni sono trilogie con mondi distopici e ragazzine bionde di 16 anni che riescono a vincere il mondo. E qui abbiamo di nuovo riesumato Star Spelash, grosso modo, in un sistema in cui lui tra l'altro ha lasciato la possibilità di continuare con puntata 2, puntata 3 e così via. Tra l'altro 2 giorni fa il mondo dovrebbe essere scomparso, cioè le date sono quelle che sono, è scritto probabilmente in altri tempi. Vabbè, non voleva essere. Non mi sono lanciato. No, no, ma per essere un profetico è stato tanto profetico quanto il 2012, quindi sì, sì, di Maia. Ciro, ma ci sarà un seguito a questo? Sicuramente, come ha detto il redattore adesso sì.